benvenuto o bentornato nell'Officina della Felicità. Io sono Valentina, insegnante di cucina macrobiotica, consulente alimentare e insegnante di mindfulness. In questo video prepariamo dei deliziosi hamburger vegetali al 100% fatti con i cannellini. Per i nostri burger di cannellini ci servono 250 g di cannellini già cotti, un rametto di rosmarino. Poi utilizziamo 2 cucchiai di salsa di soia shoyu o tamari se siete allergici al glutine, 4 cucchiai di pan grattato, 1 olio e sale quanto basta, olio extravergine d'oliva mi raccomando, e poi utilizziamo una patata di medie dimensioni già cotta e tagliata a pezzi. Ora prendiamo tutti i nostri ingredienti tranne il pan grattato e li mettiamo in un mixer pronti per essere frullati per creare l'impasto dei nostri hamburger. Sale, mi raccomando, mettetene poco perché c'è già la salsa di soia che rende tutto molto saporito, e anche la patata io non l'ho assolutamente salata in acqua quando l'ho cotta. Bene, preparo il mio mixer e vado a frullare. Ci vediamo tra poco. Ed ecco qua il mio impasto pronto per i burger. Adesso aggiungo i miei cucchiai di pan grattato, 4 cucchiai che avevo tenuto da parte, e devo mescolare per ottenere un composto che non sia secco ma che sia abbastanza denso da creare appunto i miei burger di cannellini. Quindi se vi rendete conto che non è sufficiente il pan grattato, perché molto dipende anche dalla consistenza della patata, sentitevi liberi di aggiungere altro pan grattato. Benissimo, ora con le mani umide prelevo una piccola porzione di impasto fino a creare una pallina più o meno di queste dimensioni, che poi schiaccio per formare il mio hamburger vegetale. Il mio consiglio è quello di tenere sempre vicino a voi una ciotola di acqua, come vedete nel video, per bagnarvi le mani regolarmente quando sentite che non riuscite più a gestire bene il vostro impasto. A questo punto diamo un giro di olio e poi, se vogliamo fare una cosa ancora più precisa, prendiamo un pennellino, se ce l'abbiamo, e li spennelliamo in modo che l'olio sia distribuito in modo più uniforme. Ho infornato i miei burger a 180 gradi per circa 25 minuti girandoli a metà cottura, e questo è il risultato. Si conservano in un contenitore ermetico in frigorifero fino a 4 giorni. Si possono anche congelare mettendoli in freezer, avvolgendoli uno ad uno e scongelandoli poco prima di riscaldarli in padella. Se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere nei commenti, lasciami un like e iscriviti al canale. Ti ricordo anche che sta per iniziare il corso Depuriamoci, un corso di detox di primavera di 21 giorni. Ti lascio il link per iscriverti qui sotto nella descrizione.